Ci troviamo nel salotto giallo, al centro, nel cuore dell'appartamento al primo piano di Casa Martelli. Casa Martelli è stata la sede di una famiglia importante fiorentina, di questo ceto mercantile di banchieri che hanno fatto la fortuna della città, ed è stata anche una famiglia che ha avuto forti relazioni sia commerciali che proprio di consorteria, anche di intenti politici, con la famiglia Medici. Nel corso del Settecento ebbero il loro momento di massimo fulgore economico e in particolare Niccolò Martelli, in occasione del suo matrimonio nel 1739 con Maddalena Tempi, pensò di ristrutturare completamente l'interno e la facciata del palazzo. In particolare in questa stanza fu deciso di affidare a Vincenzo Meucci, che era uno dei più illustri frescanti che lavorava per le famiglie patrizie fiorentine, una delle raffigurazioni più così sfolgoranti delle quattro parti del mondo. Al centro della sala troviamo il carro del sole, montato dal dio Apollo. Sulle pareti troviamo in successione l'Europa, la raffigurazione di Europa, naturalmente l'America, l'Africa e l'Asia. Possiamo vedere che quella più imponente è quella dell'Europa, è raffigurata come una regina sotto un ampio tendaggio che la protegge ma la esalta anche, circondata di ogni possibile abbondanza della terra e anche da alcuni animali, ma soprattutto la cosa che viene principalmente esaltata sono le arti. Perché l'Europa ha una supremazia rispetto a tutti gli altri continenti? Perché in Europa le arti sono superiori e sono proprio coltivate letteralmente molto più che in qualsiasi altra parte del mondo, perlomeno così si riteneva. L'America è un pochettino più ricca di dettagli, diciamo, esotici. Ci propone l'orso, le scimmie, il tapiro, il puma, cioè tutti animali che dovrebbero incuriosire anche perché non sono molto comuni. E sempre a questa sua natura più selvaggia allude anche la testa di un cadavere che si trova sotto al piede dell'America, allusiva probabilmente a quelle che sono state le carneficine al tempo della conquista. L'Africa invece, rispetto anche a quello che suggerisce il prontuario iconografico, è una donna chiara di pelle, non di colore, anche se però è circondata da donne dalla pelle scura. Vediamo che è contornata di animali esotici, appunto, quindi leoni, leopardi, l'ippopotamo, che in qualche maniera fanno capire quanto sia selvaggio questo continente. La raffigurazione dell'Asia è ricca di dettagli, troviamo molti putti che portano dei fili di perle, l'Asia è vestita in modo molto sfarzoso con una cinta preziosissima e si tiene a un dromedario che è un po' l'immagine proprio del continente. Ci sono anche dei rami che sono tenuti in mano da delle figure femminili e un grosso incensiere brucia
profumi, e questa è un'altra caratteristica appunto che viene attribuita al continente. Per quello che riguarda appunto le essenze arboree, i repertori iconografici suggerivano anche di documentarsi proprio su degli erbari. In questa parte dell'immagine però c'è un contributo specifico che ci mostra una donna e un personaggio con turbante che stanno infilando dentro a una cassa degli oggetti, un filo di perle, un fascio di cannella, e sotto questa cassa è deposta una confezione ben chiusa da lacci sigillati con la cera lacca, destinata al nomiluomo, il signor Niccolò Martelli, che in qualche modo ci chiude questo ciclo, dimostrandoci l'internazionalità dei commerci e dei rapporti del padrone di casa.